Udienza Lampo, forse la più breve di questi 3 anni di processo Rigopiano, quella a cui abbiamo assistito questa mattina presso il Tribunale di Pescara, a causare il rinvio al prossimo venerdì 8 ottobre l'assenza dei periti nominati dal GUP Sarandrea. La rabbia di Egidio Bonifazi. Il giudice ci ha invitato a colazione a Pescara, a me che faccio 200 chilometri e altre famiglie che vengono da Roma. Per cosa? Per farci sentire due nomi o tre, che non ricordo più, dei periti del Batte, e forse si presenteranno la settimana prossima, ma bastava solamente un'email per dire questo, non c'era bisogno dell'udienza. Come detto in apertura, il GUP ha reso noto i nomi dei periti che lavoreranno sugli accertamenti tecnici. Si tratta degli ingegneri Claudio Di Prisco, Marco Di Prisco e Daniele Bocchiola, tutti professori del Politecnico di Milano. Sul fronte imputati anche Pierluigi Caputi, ex direttore regionale Lavori Pubblici, e Giuseppe Gatto, professionista che ha redatto la relazione di ristrutturazione del resort, hanno scelto la via del rito abbreviato. Soltanto Gianluca De Vico per ora ha scelto il rito ordinario. I legali dell'ex sindaco di Farindola avranno di tempo fino alla prossima udienza per presentare richiesta di rito abbreviato. Poi il GUP procederà con lo stralcio delle posizioni. Ricapitolando, sono 30 le richieste di rito abbreviato, compresa la società Gran Sasso Resort. Abbiamo chiesto di procedere con rito abbreviato sulla base di una serie di considerazioni, una su tutte, cioè che comunque il dottor Sarandrea ha deciso di disporre un accertamento peritale, quindi è una forma di abbreviato un po' più integrata, più complessa, più piena di quello che è il cosiddetto abbreviato secco che ordinariamente si celebra, e questo quindi ci va bene.